Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi parleremo di un filato voluminosissimo e super morbido che grazie ai suoi colori brillanti vi farà venire voglia di colorare il mondo. Stiamo parlando del Verve. Scopriamolo insieme! Eccolo qui il nostro super gomitolo Verve. Un gomitolo da 100 grammi per la lunghezza di 50 metri, composto al 100% da lana superwash. Per quanto riguarda l'utilizzo degli uncinetti, sono consigliati quelli dal 9 al 10 in poi. Ovviamente potrete scegliere in base alla vostra mano e alla vostra preferenza. Anche per i ferri sono consigliati quelli dal 10 in poi. Per quanto riguarda invece le istruzioni per il lavaggio, essendo una lana superwash rientra nei filati che possono essere lavati in lavatrice. Ovviamente vi ricordiamo di non superare una temperatura di 30 gradi e di utilizzare sempre programmi adatti a capi delicati o in lana. Per quanto riguarda invece l'utilizzo dei solventi, ovviamente sono consigliati quelli più delicati e neutri, eccezione fatta per il tetracloretilene, ed è sconsigliato il candeggio. Per quanto riguarda invece l'asciugatura, sconsigliamo l'utilizzo dell'asciugatrice, ma è da preferire un'asciugatura su un ripiano dopo aver eliminato l'acqua in eccesso. È possibile però stirarlo ad una temperatura che non superi i 110 gradi. Come vediamo, i colori di questo filato sono davvero brillanti. Quello che stiamo vedendo è il Fantastic. Qui si mescolano il rosa, il fucsia, il giallo, l'arancio e il blu. Come vi dicevo, i colori di questa linea sono davvero brillanti, quindi come poteva mancare un filato fluo? Questo è il Fluotic. Qui si mescolano il verde fluo, il giallo, l'arancio e il verde con dei tocchi di panna. E dopo delle colorazioni fluo passiamo a delle tonalità più tenui. Sono quelle di Emotic. Qui si mescolano il panna, l'arancio, l'azzurro e il verde. Passiamo a dei colori più decisi, quelli di Creativic. Qui si mescolano varie tonalità del verde, il rosa chiaro, il fucsia, il viola. Con il Fablic invece i colori ci riportano un po' più a quelli che sono quelli della terra. Partiamo dal verde, l'antracite, il marrone, arrivando fino all'arancio, il giallo ed il blu. E per finire passiamo al Classic. Qui troviamo delle tonalità più fredde come l'antracite, il grigio, il beige, il verde salvia e il verde acqua. Un filato che si ispira alla street art. Come avrete potuto notare, il colore sfumato sembra proprio spruzzato, dei tocchi di colore che si susseguono l'uno all'altro, anche in contrasto tra di loro. Questo crea un effetto davvero alla moda ed in particolare viene esaltato dallo spessore del filato. Proprio la sua voluminosità renderà questo filato particolarmente adatto anche a coloro che per la prima volta si approcciano all'arte del crochet e del knitting. Infatti, grazie al suo volume, sarà facilmente con pochi punti possibile vedere la realizzazione dei propri progetti creativi. Provate ad immaginare il Verve utilizzato per la realizzazione di sciarpe, cappelli, ma perché no anche maxi cardigan o maxi pull, che risulteranno davvero avvolgenti, morbidi e super caldi, e perché no anche coperte o plaid. Arrivati a questo punto non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social, la pagina Facebook Meglio di Maya, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!